Lei la parola a Flavio Castiglioni. Ti prendi tu, Flavio. Grazie Claudio. No, io sono uno dei responsabili del coordinamento di Bicipace. Ecco, quindi Bicipace è un'associazione, non è un'associazione, è un coordinamento di associazioni che organizza poi alla fine una manifestazione, si chiama Bicipace, che arriva da anni a Turbigo. Quindi, e speriamo anche per l'anno prossimo, la 40ª edizione, di arrivare a Turbigo in Colonia e Elio Fiuvale. Ma ci occupiamo però di temi durante l'anno, sia della pace che dell'ambiente. Quello di Malpensa è un tema ambientale che da anni abbiamo promosso e portato avanti nelle nostre edizioni di Bicipace, quindi ci sembrava fare un momento, un altro momento, e abbiamo pensato insieme a Claudio che come Bicipace dovevamo fare questo momento. Quindi la giornata, poi soprattutto con quello che è successo, col decreto approvato dal Parlamento, quindi ragione in più per dire attenzione, qui noi stiamo facendo una lotta, una salvaguardia ambientale, ma dobbiamo fare anche una salvaguardia della democrazia, perché così non va bene scavalcare le regole che ci sono in gioco. Questo non è l'atteggiamento giusto, non è rispettoso né cittadini né per nessuno. Quindi questa era un'occasione, dovevamo farlo, dovevamo essere presenti, quindi ringrazio tutti perché siete qua e ringrazio soprattutto i sindaci che si stanno impegnando per questa battaglia, il Parco del Ticino, e tutti i cittadini, perché stamattina abbiamo fatto questa pedalata, abbiamo guardato l'interno della brughiera, abbiamo scoperto, non ho scoperto perché lo sapevamo già, ma abbiamo apprezzato e visto la bellezza di cui è questo luogo, quindi va preservato per noi, per i figli, per i nostri nipoti. Quindi buon lavoro a tutti e speriamo di riuscire a portare a casa l'obiettivo. Grazie.